La sedia della civiltà è contenuta così nello spazio di due fiumi, tra l'Eufrate e l'Oronte, la Beccara, un piccolo fiume, ma pieno di civiltà, che dalla Beccara libanese risale a nord, seguendo oggi la geografia della tragedia, Homs, Rasta, Hama, Gesù, fino ad Antiochia, la capitale della Siria storica, oggi in Turchia, sul Mediterraneo naturalmente. E nel primo millennio a.C. questa Siria è il teatro, primo e secondo millennio a.C., la Siria fa parte della civiltà che comincia ad essere scritta nel terzo millennio a.C. tra la Mesopotamia e l'Egitto. Tra Mesopotamia e l'Egitto la Siria è veramente il luogo di passaggio, ma non è un luogo di passaggio inattivo, passivo, è già un luogo di passaggio produttivo di civiltà. Ma a partire dal secondo millennio le città-stato siriane, una fra tutte, no? Ebla, Ugarit, quindi siamo già a Ugarit, si è trovato il primo alfabeto moderno, cioè legato, dove le lettere sono non legate ai ideogrammi, ma sono legate ai suoni, alle lettere come le intendiamo noi oggi, è la mamma di tutti i nostri alfabeti. Ed è una società di una cultura legata alle lingue semitiche, quindi lingue amorree, aramaiche e poi arabe. L'ebraico, come l'ebraitico, fa parte delle lingue amorree. Questa Siria semitica è stato uno dei grandi poli di civiltà del Mediterraneo. In un certo senso quello che ha sintetizzato tra Egitto e Mesopotamia e ha come svolto il ruolo di sorgente del fiume di civiltà mediterranea. La civiltà mediterranea ha nella Siria come una sorgente. Il passaggio dalle lingue semitiche alle lingue indoeuropee, con la vittoria greca di Alessandro, darà alla Siria 1000 anni di presenza, non direi di dominazione, sarebbe un'interpretazione tanto colonialista inadeguata alla realtà mediterranea, anzi la rifiuto positivamente, perché qualcuno in Siria si sforza di proporla. La realtà greca fa parte del mondo siriano come la realtà semitica, e la Siria ha dato i siriani hanno dato un apporto fondamentale alla cultura mediterranea greco-latina, senza dimenticare le loro lingue semitiche che continuavano a produrre civiltà, la lingua siriaca, lingua letteraria dello spazio linguistico aramaico, la lingua parlata da Gesù a casa con mamma e papà, è una dei grandi poli di civiltà, una delle grandi lingue di civiltà del Mediterraneo. Quando arrivano gli arabi, come molti di voi sanno, impostisi militarmente e portatori di una originalità che non si dissolve nell'entrare in contatto con il Mediterraneo cristiano, una personalità di portata sorprendente per i testimoni di quel contesto di civiltà. Come mai questi beduini
usciti dal deserto a malapena analfabetizzati, perché praticamente il largo letterario comincia col Corano, non si sono sciolti nella superiorità di civiltà della costa est del Mediterraneo, ma perché portavano una testimonianza di un'esperienza mistico-religiosa che fino ad oggi rimane sorprendente, inaggirabile, inossidabile, produttiva, fertile, quella del profeta Muhammad, su di lui, pace, e sulla sua comunità. Che se voi volete capire un musulmano, dovete inseguire quel filo che lega il suo cuore a quello di suo padre, di sua madre, alla testimonianza di fede di coloro che lo hanno educato alla fede, fino a raggiungere, a legarsi con il mistero del cuore del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Non c'è un'altra spiegazione, perché tutte le spiegazioni storiche, archeologiche, critiche, descrivono il contesto dell'esperienza, ma quell'esperienza è conoscibile solo dalla pietà, attraverso la pietà, dalla fede, attraverso l'incontro con un cuore fedele di un musulmano o di una musulmana che sia vostra vicina di casa. E questo è il buon vicinato in senso teologico, l'accesso al mistero di fede in quella comunità che non esiste fuori dai cuori, non esiste nei libri, non esiste nei video, non esiste nel cinema, esiste essenzialmente, ontologicamente, solo nel cuore, perché solo lo spazio della fede, in questo senso apramitico, e quindi proprio comune per quanto riguarda ebrei, cristiani e musulmani. Questo mistero arabo si armonizza rapidamente con l'eredità di civiltà mediterranea. La rapidità con la quale tutti i testi scientifici greci vengono tradotti in siriaco e in arabo, e la genialità con la quale la civiltà araba ha assimilato, promosso e riproposto la ricchezza di civiltà dell'antichità, e armonizzandola in modo mirabile con l'esperienza religiosa, coranica e mistica musulmana, è davvero una delle cose che vanno ammirate e capite della nostra storia. E il fatto che questo ritorno di civiltà attraverso la Sicilia, la Sicilia e la Spagna, oltre che nel confronto tra arabi e bizantini, nel confine della guerra con i Rum, che continuerà ad essere luogo di scontro e di incontro per secoli, come ha dimostrato tra l'altro la famosa conferenza del Santo Padre della Lisbona, questo confronto, incontro, scontro è stato di una fertilità sorprendente e ha messo di fronte una dall'altra la capacità ecumenica del mondo arabo, dove nella stessa città vivevano armoniosamente musulmani, cristiani ed ebrei di lingua araba, e la capacità dell'essere arabi di contenere anche in realtà linguistiche differenti, plurali, si scontra con la bontà
del nord del Mediterraneo medievale. Sicché, ingelosito, diciamo, da tanta civiltà, l'Occidente tenta con le crociate, e Francesco proprio di qui andò a criticare lo spirito crociato a Damietta, si scontra nell'est del Mediterraneo quasi a volersi riappropriare delle sorgenti della civiltà mediterranea. Il fallimento delle crociate porterà la civiltà del Mediterraneo a scorrere fino alla West Coast dell'America, mentre la civiltà araba riprenderà a scorrere verso Oriente dal Golfo Persico, e all'inizio del XVI secolo gli spagnoli passati dal Messico incontreranno nelle Filippine i Mori passati dall'India fino nel sud delle Filippine. E per la prima volta il mondo dello scontro slavo-cristiano corrisponde con il globo. È di pochi giorni fa l'accordo tra il governo filippino e guerriglieri musulmani del sud del Mindanao, e quindi c'è un segno di pace dopo molto scontrarsi, ma questo per dire che quando si parla di clash of civilization, di shock delle civiltà, è riguardo a cristiani e musulmani, è globale, nel senso letterale del termine, dall'inizio del XVI secolo. Dalla fine del XVI secolo. Perché Magellano arriva laggiù quando voglio sapere la storia. Dopo lo guardiamo, ma comunque dall'inizio del 600 questa realtà è interamente globalizzata, con la concorrenza tra protestanti e cattolici che magari si alleano di volta in volta con i musulmani per farsi la guerra tra di loro. In Siria abbiamo tutta questa storia sulle spalle, come anche in Italia. In Siria abbiamo poi l'esperienza coloniale. Prima l'esperienza ottomana, poi l'esperienza coloniale. L'esperienza coloniale è un immenso shock per il mondo musulmano, una grave umiliazione ed uno scossone che porterà l'Islam a porsi il problema della modernità. Dopo Napoleone l'Islam si scontra e si incontra con la modernità, e gli intellettuali musulmani cominceranno a lavorare ad un recupero dell'originalità musulmana attraverso uno sforzo di razionalizzazione dell'esperienza islamica. Una razionalizzazione dell'esperienza islamica di cui, per esempio, oggi il soggetto politico-culturale musulmano chiamato Fratelli Musulmani è l'espressione più nota. È anche connessa con lo shock della colonizzazione la reazione che porterà alcuni musulmani, come i Saud dell'Arabia Saudita, a quell'esperienza wahhabita radicale di radicalizzazione del fondamentalismo musulmano, che sono tecnico, nel senso di voler vivere dei fondamenti puri della religione, senza cristallizzazioni, senza superfetazioni tradizionali, superstiziose, eccetera. Quindi tornare alle origini, i salafiti, tornare alla religione dei primi, slavi, dei più antichi, in un certo senso degli apostoli, ecco, per dire così,
La ricerca, no? Ce l'abbiamo avuta anche noi in ambiente cattolico, questa ricerca della riscoperta delle radici evangeliche a prescindere da tutta il sovrapporsi storico di elementi. E dunque ecco un altro soggetto che si affaccia alla contemporaneità, questi che leggiamo sui giornali salafiti, vengono paradossalmente da un ambiente dove il ritorno alle fonti va anche insieme con uno sviluppo economico enorme dovuto alla valorizzazione delle risorse petrolifere. E questo darà al salafismo una possibilità di diffusione straordinaria. Perché con i soldi dell'Arabia Saudita i salafiti sono stati promossi in tutto il mondo, per dirla proprio così con semplicità. Allora, nella Siria di oggi, chi si scontra con chi? Dobbiamo ancora raccontare a voi che cosa significa sciiti e sunniti. Chi non sa la differenza tra sunniti e sciiti, umilmente alzi la mano. Quasi tutti sanno la differenza tra sunniti e sciiti. Allora, dove sta? Perché questa è una questione che leggete tutti i giorni sui giornali, no? Allora, l'Iran è sciita. L'Iraq che cos'è? Maggioranza sciita, minoranza sunnita, araba e curda. E il Libano? Allora, in Libano c'è il sud sciita di Nasrallah, di Hezbollah, poi c'è la montagna maronita, poi c'è la costa sunnita, poi c'è la montagna drusa, ecco, il Libano è una realtà complessa, tipicamente comunitaria. Allora, e la Siria? Maggioranza sunnita, potere clanico alla UIT. Del presidente, del clan del presidente, con associati, è un company. Allora, chi sono questi soggetti? No, non ci si capisce niente. La questione risale all'eredità, al humus della regalità, alla successione politica, della responsabilità politica del profeta Muhammad. Una parte dei musulmani hanno ritenuto che il compito di governare dovesse rimanere legato alla discendenza naturale unita ad un'elezione spirituale specifica legata alla figlia Fatima del profeta e al genero e nipote Ali e ai due nipotini Hassan e Hussein. E tutti sanno che gli sciiti, molti sanno che gli sciiti sono, amano moltissimo Fatima, Ali, Hussein, Zainab, Ruqayya e tutto quel mondo che si chiamerà la famiglia del profeta, la famiglia. Questa famiglia ha un immenso valore spirituale, non solo per gli sciiti, ma per tutti i musulmani. Sono anche coloro che hanno terribilmente sofferto a causa della loro fede, fedele a quella, all'esperienza profetica del nonno di Muhammad. Hussein è noto per la battaglia di Kerbalà, quando perde la vita e muore martire, vittima di una logica di potere impostasi nelle prime generazioni musulmane. Quindi, poi ricordatevi di parlare di Erdogan e di Kerbalà. Ma allora i sunniti chi sono? Se gli sciiti sono quelli della discendenza della famiglia, la parola sunna significa imitazione, quindi
tradizione. Sono quelli che ritengono che l'esercizio del potere all'interno della comunità dipenda dall'obbedienza all'imitazione del profeta stesso, quindi un fatto religioso, non un fatto dinastico. E il Jamaa, Sunna wal Jamaa, quindi la tradizione e la comunità, cioè un'idea di consenso civile religioso, dove quindi la comunità si deve reggere per consenso, di cui il concetto di shura, quindi decisione consensuale costruita su una capacità di riunirsi e di decidere, che i musulmani pii di oggi ritengono sia il nome arabo della democrazia.